Leano è il migliore. Ci ho creduto. Invece una bottiglia d'olio costa 7 Ma quando sei arrivato qui? euro. C'avevo 12-13 anni, poi dopo, no, 12 sono partito. Poi sono tornato perché mio padre non aveva firmato e sono dovuto ritornare a 14. Ah, ok, devo giocare, scusa, stavo giocando come se fossi in privata. Cazzo, non ho messo dei biopod. Ok. Li devo mettere in maniera intelligente. Uno, uno in ordine. Trovato. Beh, loro vedono solo il Gentrash. Vediamo cosa succede. Un generatore sotto controllo. Tutti e quattro, oh, con questa cazzo di mio posto attaccato al generatore. Oh mio Dio! Ah, perché giustamente l'ha disattivato con un biocos, con un MP. Vedi che adesso già capisco bene il killer. Hai visto come la sta attivando per disattivare? Prima mica lo capivo, cioè non vedevo bene l'animazione, ora che abbiamo giocato insieme lo vedo benissimo. Progetto rompere il culo al survival attivato. Oh mio Dio. Alice è stata privata e basta. Alice vinci sempre. È la prima volta che gioco una privata per un killer, eh? Cioè per capirlo. Sì. Tutte le altre volte l'ho sempre giocato senza bisogno di vedere un cazzo. Alice ha capito se batti tutti, ok, capito. Adesso è fottuto, questo qua, guarda, gli ho attivato il lamp, cioè il bop, quella cosa là. E mo' gli faccio lo spawn che avevamo parlato prima. Non ci credo, lo sto attivando. Avrei potuto pure buttare giù la tizia che stava facendo il generatore, dato che l'ha colpita, però non è il mio obiettivo. Ah, guarda! Se lo è tolto, hai visto? Forse l'ha fatto un amico, perché lei non ce l'aveva. Ci sei un amico. Ma tanto muore lo stesso.
Che carino. Ah, sul tetto, sì, sul tetto lo posso mettere pure. Che figata, lo posso mettere anche sul tetto. Anche da qui, forse? Sì? Ecco. Che bastardo. Guarda, 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 un pettino. E addio. Ma se li faccio giocare un pochettino, vediamo un po' cosa fanno. Dai, dai, facciamoli giocare un altro pochino. E finisce così? Mazza, è facile, oh! Direi che hanno fatto un ottimo lavoro, però ovviamente è un killer che va giocato prima in privata, se no... Ah, se no è difficile. Adesso che l'hai capito. Sì, adesso che l'ho capito è diventato come avevo detto, come avevo previsto. Queste cazzo di telecamere, il fatto di vedere là, è bastato un solo ciccio in culo a uno. E hanno dovuto fare il gioco di squadra per salvarlo e poi per salvarlo, insomma, per sganciarlo e pigliarlo e morire tutti insieme dopo. Secondo me è troppo forte a questo punto. Oh, li faccio rigiocare un altro po', aspetta. Sta qua sopra l'altra. Qui fai male. No, sta qua sopra, la faccio giocare un pochino. Voglio che solleva l'altra amica. Cioè quell'altra si è messa a strisciare come una pazza. Questa mi mette dei suoni sull'orecchio sinistro, mi fa ah, ah, e mi confonde con l'altro survivor. Questa è una partita super altro che tutorial. Non la tira su, lo faccio qui. Non ho capito che cosa dicevi? La tira su, mi fa gioco di squadra, là davanti con la terra. Qua vicino non la tira su, la fa morire. Infatti adesso faccio così, gliela metto pure a lei, la telecamera. Oh, ha preso pure lei e non gli ha tolta l'altro, è stata infettata.
Senza... che ci stai vicino che infetto. Wow! Infetto. È forte, oh! Sì, non ho puntato l'altro. Vado a chiudere la botola adesso. Luca, dai la botola, strano. E prenditela in braccio, così da parte la botola. Ah, così me la porto in giro, dice, volevo vederlo con la telecamera. Vabbè, al massimo mi si sgancia ed entra dentro la botola lei da sola adesso. Anche perché è troppo tempo. Cioè, una volta che sono passati 11 secondi, pure se io la mollo, a 16 lei da sola si sgancia, a 11 se io la lascio, cade in piedi. Però vedo che non fa niente. Ah, facciamo così, la lascio qua. Vedi, si è sganciata in automatico. Mamma mia, che colpo che c'ha. C'ha un pisellone questo. Questo non è un colpo normale. Vabbè, fine. Ah, che cazzo, troppa erba. No, no. Buono. C'è una buona inquadratura. Io pure stacco, dai, notte. Grazie di tutto. La carico pure questa e fine. Abbiamo finito.